E così scopriamo che ci sono degli insulti leciti e degli insulti illeciti. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Proviamo a ragionare un attimo sulla parola insultare. L'insulto, che cos'è? È un attacco a qualcuno. Voglio fare del male con le parole a qualcuno. Voglio offendere qualcuno. Questo vuol dire insultare. Le parole dipendono, non necessariamente ci sono degli elenchi di insulti e no. Quello che conta è l'intenzione, quello che conta è il tono. Io potrei arrivare a dirti sei un buono come insulto, perché intendo in quel modo distorcere il significato della parola e utilizzarla come uno schiaffo contro di te. Jean Guiton, nel famoso libro sull'amore, Guiton, non Witton, non sto parlando di moda, sto parlando di filosofia, sto parlando di etica, in un libro bellissimo intitolato Sull'amore spiega che più conosciamo bene una persona, più sappiamo insultarla con raffinatezza. Perché meglio conosciamo una persona, più sappiamo come farle male nel momento in cui insultandole vogliamo far male. Sappiamo quale callo pestare, come si dice, sappiamo dove andare a dare fastidio. Quanto meno la conosciamo, tanto più andiamo sui luoghi comuni, quelli che sappiamo fanno male, quelli che sappiamo danno fastidio. Gli insulti da stadio non sono questo, gli insulti che una volta si rivolgevano agli arbitri o si rivolgevano ai giocatori avversari o ai tifosi avversari, non erano forse di questo tenore? È per esempio famoso quel insulto rivolto dai tifosi napoletani a quelli veronesi in occasione di una partita di tantissimi anni fa in cui si insinuava che il lavoro di Giulietta non fosse propriamente uno dei più onesti e leciti. Il luogo comune serve proprio per quello, perché sappiamo così di fare male. Ma se l'insulto è ammesso, crolla tutto. Cioè ci sarebbero degli insulti che fanno parte della cultura, fanno parte della situazione, fanno parte delle circostanze, per cui se io insulto uno cattivo, beh, sto facendo bene, sto semplicemente sottolineando quello che è un aspetto della sua cattiveria. La sciagura è che nel momento in cui io sdogano una cosa, poi è una questione di criteri. E sono io che decido se quello che sto facendo è un atto di giustizia verbale oppure no. Se io giudico che ci sono degli insulti buoni e degli insulti cattivi, di fatto sto sdoganando il concetto di insultare, cioè voler far male a qualcuno. L'azione ha delle circostanze che la rendono positiva. Questa è la distruzione di quello che è il senso dell'etica. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè.